Centine Licenze e con Roberto Borghese. Oggi in porta una sconfitta, troviamo col Boves una sconfitta che ci può stare, diciamo forse è stata un po' bugiardo, un po' esagerata, però la squadra per lunghi tratti avrebbe forse anche messo il pareggio. Sì, effettivamente questo è stato proprio lo specchio della partita, nel senso che il Boves è sicuramente una bella squadra, ci ha messo in difficoltà, però il risultato, come dici tu, forse un pochettino bugiardo, perché sino, mi sembra, al 90esimo eravamo sotto 2-1 e stavamo anche spingendo e pensavo anche magari di riuscire a fare questo punticino nei classici 10 minuti finali. E poi abbiamo preso un gol in contropiede, però effettivamente una sconfitta che ci può stare, questa è l'ultima di questo filotto che avevamo così importante, di queste 4 partite con le prime 5 della graduatoria, della classifica. Domenica ci aspetta uno scontro importantissimo a Montatese e cercheremo di fare il nostro meglio. Cosa è mancato oggi? Forse un po' di malizia? Sì, sicuramente un po' di malizia sì, è una cosa su cui batto sempre anche settimana, anche perché l'età media della squadra è abbastanza importante, non vecchia, ma sicuramente non un'età media di 20 anni. E quindi avrei piacere ogni tanto un po' di malizia in più su qualche fallettino, qualcosa, insomma. Però io oggi sono comunque convinto che i ragazzi hanno dato tutto e l'approccio è stato corretto. Come vedi le prossime partite? Nel senso, da inizio campionato avete fatto comunque un'evoluzione, una crescita nel gioco. Diciamo che se aveste iniziato così probabilmente sareste non in fondo ma a metà della prossima. Come farai a mettere la concentrazione dei tuoi ragazzi per lottare fino alla fine? No, penso che farò quello che ho fatto finora, cioè cercando di tenere il morale altissimo, di tenere alto l'entusiasmo. Ci aspettano 6 partite, di cui 3 saranno 3 scontri diretti. E lì dobbiamo fare la differenza, quindi lavorerò anche su quello, soprattutto sul morale, insomma, cercando di non mollare. Perfetto, grazie. Grazie.